Hai visto, Lorenzo, in che bel posto ti ho portato? Cascina Cuccagna, qua al centro di Milano, non sembra neanche di essere in città. Comunque, tornando al discorso di prima, sei davvero sicuro di voler fare il giornalista? Guarda che i ritmi sono pazzeschi, guarda, mi è andata via anche la voce. Non hai tempo neanche per fare le cose che vorresti. Per fortuna, ogni tanto, almeno un caffè con un collega giovane, simpatico, curioso come te, riesco ancora a ritagliarmelo. Beh, curioso sì, Mauri, considera che per diventare un giornalista devo sapere tutto, conoscere tutto ed essere sempre sul pezzo. Per esempio, sai quanti grammi di caffè ci vogliono per fare il tipico espresso del bar? Com'è? Si devono leggere i fondi del caffè per avere le risposte? Lo so, 13? 7, nella dose perfetta per fare un caffè, Mauri, è anche la risposta giusta. Vabbè, adesso non fare sapientino, perché allora se vogliamo partire con le domande, vi faccio qualche domanda a tema pneumatici, visto che in questi giorni sto proprio facendo dei test. Quali sono le cose importanti da sapere quando scegli un pneumatico? Mi sento come le interrogazioni a scuola. Dai, dai, che il tempo scorre, non abbiamo mica tutto sto tempo. Vabbè, deve essere figo innanzitutto, sicuro e a portata delle mie tasche, perché non tutti sono poi ricchi come te, Mauri. Questa è una risposta un po' facilona, eh? No, no, assolutamente. Cioè, è vero anche questo, però le cose da sapere quando scegli un prodotto come questo sono: disegno del battistrada, mescola, maneggevolezza, tenuta sull'asciutto, tenuta sul bagnato. Guarda quante cose ti saresti perso. Facciamo così, ascolta me, ci beviamo il caffè, lo finiamo e poi ti porto con me a fare una prova, perché giusto ieri ho montato il nuovo Laufen S Fit EQ sulla un Audi che avevamo in redazione, e quindi ti porto con me, facciamo il test, così capisci un po' cosa devi sapere quando si parla di pneumatici. Spettacolo, dai. Andiamo, Mauri. Allora Lorenzo, quando ti prepari per un servizio devi studiare marchio e prodotto. Marchio, Laufen, non so se tu lo sai, ma è un brand di Hankook pensato proprio per i più giovani come te. Poi prodotto, lo abbiamo detto, è l'S-Fit EQ. Cosa c'è da dire? Prima di andarlo a testare devi per forza di cose informarti, analizzarlo per capire se poi quello che ti stanno raccontando corrisponde al vero. Le parole chiave per questo prodotto sono sostanzialmente tre: estivo, perché è un prodotto pensato per la bella stagione; ampia gamma, perché è fatta per questa vettura che oggi stiamo testando, ma per esempio in catalogo c'è anche la gomma per tutti i SUV in commercio; terzo aspetto, ultra high performance, perché è una gomma che è stata studiata per via della mescola e della sua struttura per garantire massima aderenza. Però la cosa che ci appare più chiaramente è la parte esterna di un pneumatico, e quindi cosa vediamo? Soprattutto la prima cosa che ci colpisce è questo design, acqua hydroblock design, ovvero è stato studiato la sua forma, il suo design, dei tasselli e delle lamelle che invece vedi disegnate sono state studiate in 3D per simulare l'acqua planning, ovvero la gomma poi anche su strada dovrebbe rispondere benissimo sul bagnato, ok? Ultimo aspetto per quanto riguarda il design, ovvero quello che appare agli occhi, cosa noti guardando il battistrada? Dai, beh, sempre sicuramente tutti questi intagli. Sì, è vero, però soprattutto il design asimmetrico, vedi che la ruota non è uguale a destra o a sinistra. Questo perché secondo te? Beh, forse perché è più bello da vedere. Beh sì, più figo va bene, però sostanzialmente è stata studiata così per due motivi: perché permette di avere una minor rumorosità in rotolamento e poi perché mi permette di avere una migliore aderenza in curva. Adesso va, saliamo in vettura che ti mostro cosa è veramente figo, come dici te, va. Allora Lorenzo, eccoci finalmente in auto per questo nostro piccolo viaggio. Se sei d'accordo parlerei di tre cose in particolare, ovvero silenziosità, handling e mescola, tre cose molto importanti quando analizzi un pneumatico. Intanto silenziosità, la puoi percepire a bassa velocità, ad alta, in tratti urbani, extraurbani, però anche in città dove abbiamo magari dei tratti un po' sconnessi, il pavé, insomma alla fine lo percepisci. Anche se magari hai la radio alta come fai spesso te, però alla fine
avere un pneumatico silenzioso è importante perché ti concentri di più, sei meno stressato, insomma è un aspetto molto importante questo. Ecco, e poi dicevamo, altro aspetto fondamentale è l'handling, ovvero tradotto sostanzialmente cos'è l'handling? L'inserimento in curva e poi i cambi di direzione, che sono ovviamente in una guida anche tranquilla, sono fondamentali. E in questo il Laufen che stiamo testando promette molto bene, perché pensa che loro hanno studiato una struttura del pneumatico che mi permette di avere un'impronta stabile. Cosa significa? Che quando vado, entro in curva, quando faccio dei rapidi cambi di, appunto, di traiettoria, l'impronta rimane comunque molto stabile e non si deforma, quindi non ci sono delle aree di contatto che rimangono più attaccate ed altre meno, che ovviamente questo cosa comporterebbe? Comporterebbe una macchina che magari è un po' più stabile, ballerina, all'avantreno o al retrotreno, capito? Sì, sì, ma quindi potremmo dire anche di aver trovato una nuova declinazione di Figo, perché a questo punto Figo uguale sicurezza. Sì, vabbè, dai, sì, quasi promosso, però manca l'ultimo aspetto, ovvero la mescola. Fondamentale, la mescola è annegata nel pneumatico, quindi non la possiamo vedere, è un po' la struttura atomica del nostro prodotto. E la mescola, dicevamo, ha un compito ingrato perché? Perché deve rispondere a tre esigenze, ovvero la prima deve avere una scarsa resistenza al rotolamento, terzo aspetto molto importante, deve permettere di avere una buona resa chilometrica, perché ovviamente altrimenti tu compri un pneumatico e dura poco, dici sì va bene però vorrei anche un po' di durata. Terzo aspetto, ancora più importante, deve comunque permettere di avere un buon grip sull'asfalto, e quindi come puoi ben capire non è facile. Un buon prodotto risponde a queste esigenze e quindi è un prodotto tecnico, ma va anche incontro alle tasche dei clienti. E quindi cosa significa questo? Che cosa? Significa che adesso ormai è ora di pranzo, la lezione si paga e quindi paghi pranzo! Ma no! Sì, sì.